Stage Alessio Figali. Per Alessio Figalli, 34 anni, romano, un trionfo. A Rio de Janeiro, il congresso internazionale dei matematici gli ha assegnato la medaglia Fields, il più alto riconoscimento in questo campo. Con lui anche uno scienziato curdo, un tedesco e un australiano. La medaglia si dà ogni 4 anni ad un genio della matematica che ne abbia meno di 40 di anni. L'Italia ne ha vinta solo una con Enrico Bombieri nel 1974. È un'emozione enorme, sono stati 5 lunghi mesi di attesa da quando ho avuto la notizia fino a questo giorno. È un momento eccezionale. Conteso dalle università di mezzo mondo, per Alessio Figalli la partenza fu folgorante. Studia alla Normale di Pisa, poi in Francia, a Nizza, a Parigi. A 27 anni professore all'Università di Austin, in Texas, e oggi è al Politecnico di Zurigo. È sposato con una matematica che insegna in Inghilterra. Uno dei problemi da risolvere, dice, è vivere un giorno nella stessa città. L'Unione Matematica Italiana sottolinea il riconoscimento per la qualità della formazione accademica italiana. Questa medaglia è una bellissima notizia per tutta la nostra comunità scientifica. Peccato però che Alessio Figalli abbia trovato qui la scuola migliore e altrove il successo. A lui il premio va per i suoi contributi alla teoria del trasporto ottimale, ovvero come gli oggetti possono essere trasportati con il minimo dei costi. Questa è una teoria che in realtà esiste da più di 2 secoli, è stata inventata o scoperta verso la fine del Settecento da un francese che si chiama Monge, il quale si preoccupava di come togliere la terra facendo degli scavi e trasportarla nelle trincee da un'altra parte in maniera ottimale. Oggi noi, per esempio, quando usiamo il GPS sulla nostra macchina, vediamo subito che c'è la domanda agli inizi: vogliamo fare il percorso più veloce oppure il percorso più corto oppure quello meno caro? Sono tutti problemi di ottimizzazione. La cosa che ha scoperto Figalli, molto interessante, è che noi umani cerchiamo di fare questi e di risolvere questi problemi di ottimizzazione, ma anche la natura lo fa. Lui ha scoperto, ad esempio, che nelle nuvole le particelle che compongono l'atmosfera anch'esse seguono percorsi ottimali nel loro movimento. Cioè, in altre parole, la natura e l'uomo vanno a braccetto, e ovviamente è abbastanza chiaro che questi problemi saranno utilissimi anche nel caso della meteorologia. Quindi un premio sicuramente meritato, ma anche molto utile per tutti noi.